Il Liceo Stefanini ha una pluriennale esperienza di innovazione e sperimentazione didattica che ne favorisce la continua rimodulazione delle metodologie di insegnamento. Si caratterizza inoltre per quella particolare attenzione nei confronti dei propri studenti, complice la matrice fortemente umanistica di questo liceo, che porta a considerarli non solo i protagonisti degli apprendimenti, ma anche persone, e per di più in una particolare fase della loro vita, ovvero il passaggio dall'adolescenza al mondo degli adulti. La nostra viene definita sempre di più come una società ipercomplessa e la scuola non può più accontentarsi di formare tecnici da un lato e intellettuali dall'altro. Abbiamo invece un bisogno molto forte di figure con una preparazione ampia e articolata che riescano a coniugare la formazione scientifica e quella umanistica, e questo significa ripensare completamente i nostri percorsi formativi per gestire le sfide proprio di questa ipercomplessità. L'esigenza di ripensare i percorsi, i saperi e le logiche che animano la ricerca e la formazione non nasce dall'intuizione di una singola persona, ma è la realtà stessa che ce lo chiede. Una realtà che è sempre più interconnessa, interdipendente e ci chiede di superare delle logiche di separazione. L'approccio STEM, acronimo che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, prova a dare una risposta a questa esigenza, perché l'educazione STEM è molto più che una semplice unione di materie, ma è una proposta di capire e applicare una forma integrata di apprendimento. È una filosofia questa che abbraccia abilità e materie di insegnamento in un modo che assomiglia a quello della vita reale, in cui i lavori sono fatti interdisciplinarmente. Dobbiamo quindi educare i ragazzi a come le materie si integrino e lavorino insieme per sviluppare diversi set di competenze e di passione. Nella società della conoscenza non si può più tener conto solo del sapere e del saper fare, ma bisogna essere anche in grado di comunicare il sapere e il saper fare. Servono delle teste ben fatte, con un pensiero multidimensionale, perché solo queste teste sono in grado di sfruttare i venti di cambiamento e non solo di subirli. Come applicare la conoscenza, la ricerca e l'abilità per risolvere i problemi? Le abilità vanno insegnate in modo applicato, piuttosto che con le solite materie tradizionali. Nel modello STEM gli studenti vengono costantemente invitati al problem solving, la risoluzione dei problemi tramite la proposizione e la realizzazione di soluzioni. Un esempio di questo è la proposta di costruire un ecosistema marino. Perché? Perché così loro possono studiare da vicino questo ecosistema, e quindi viene lanciata l'idea di fare un acquario. Per fare questo acquario tutte le materie lavoreranno in maniera integrata, perché le scienze sicuramente collaboreranno per vedere qual è la salinità dell'acqua, quali gli organismi viventi da inserire in questo ecosistema. La matematica costruirà il contenitore, il volume dell'acqua. La fisica guarderà quale sarà la giusta temperatura e la giusta luminosità. L'informatica infine proporrà un sistema per monitorare costantemente questi dati fisici, e poi si costruirà. Perché questo liceo STEM proprio qui allo Stefanini? Abbiamo capito che non si può formare alle competenze senza adottare una didattica attiva ed esperienziale. Noi da anni lo facciamo qua e abbiamo deciso di consolidare questa nostra esperienza e di fare quindi del laboratorio un momento importante nella costruzione proprio delle competenze dei nostri ragazzi. Inoltre il nostro liceo, all'interno di una rete di altri istituti italiani, è stato finanziato per un proprio progetto di sperimentazione per metodologie didattiche innovative nell'ambito dello STEM con tecnologie digitali. Siamo molto attenti ai cambiamenti socio-economico-culturali e in tal senso ampliamo e rimoduliamo la nostra offerta formativa, che coinvolge i nostri studenti a 360 gradi, fin dall'accoglienza nelle classi prime alla preparazione per i test di ammissione all'università.
Li incoraggiamo costantemente a mettersi in gioco e ad usufruire di quelle attività trasversali in grado di implementare le competenze e le soft skills, così fondamentali per affrontare un domani il mondo del lavoro. Qui allo Stefanini aiutiamo i nostri ragazzi a raggiungere i propri obiettivi e, perché no, anche i propri sogni.